Oggi è qui con noi una giovane donna scienziata che ha messo la sua esperienza, la sua energia, il suo impegno, il suo entusiasmo al servizio dei bambini ipovedenti. Però prima di presentarvela e farvela conoscere, la vorrei appunto far annunciare da una grandissima scienziata, un orgoglio nazionale, che è il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Vediamo questo filmato. In passato la donna è stata asservita all'uomo, questo e lo è ancora nella gran parte del globo. Io parlo del nostro paese dove la donna ha parità con l'uomo. Beh, io direi che essere donna oggi è meglio che essere uomo. Il futuro è più femminile che maschile. Monica Gori, buongiorno. Il futuro è donna e infatti tu sei l'unica protagonista italiana di una serie di sei che noi possiamo vedere su Rai Play, dedicate proprio ai ritratti di donne di scienza, Woman of Science, e oggi sei anche ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dirigi il laboratorio Unit for Visually Impaired People a Genova. È vero? Esatto, esatto. Allora, vorrei chiederti subito, ma per te che cos'è la scienza? Partirei citando la frase di Einstein che diceva: la gioia nel comprendere è il dono più bello della natura. Ecco, per me la scienza è un modo per riuscire a comprendere di più l'essere umano, il bambino, ma la scienza deve essere applicata, deve arrivare alle persone, e per questo il mio lavoro cerca di combinare la comprensione dello sviluppo del bambino e allo stesso tempo lo sviluppo di tecnologia che può arrivare alle persone. Ecco, però iniziamo un po' a spoilerare, perché tu hai qui con te un, come dire, una sorta di, come lo possiamo definire? Un braccialetto sonoro. Un braccialetto sonoro che si chiama, come si chiama? Si chiama Abby. Abby. E cosa fa questo braccialetto? Abby è un braccialetto appunto sonoro che è stato sviluppato con l'idea di aiutare il bambino con disabilità visiva a comprendere meglio il suo corpo e interagire con gli altri. Abby è stato finanziato dall'Unione Europea, l'ho sviluppato in collaborazione con Gabriel Bodbovi e insieme a un consorzio europeo abbiamo dimostrato la sua efficacia in bambini con disabilità visiva. Ma come funziona Abby? L'idea è molto semplice: il bambino intorno a 4-5 mesi, quando inizia a muovere il suo corpo, lo può osservare. Ma se il bambino non lo vede, certo, a quel punto, quando lo muove ma non lo vede. Quindi l'idea di Abby è molto semplice: se noi mettiamo un suono al corpo, il bambino lo potrà sentire, lo potrà ascoltare, e ascoltando il proprio corpo riuscirà a capire come è messo nello spazio. Ma potrà fare anche di più, perché se ogni bambino non vedente avrà un braccialetto con un suono diverso, sarà anche possibile per loro giocare e riprodurre giochi come 1-2-3 stella, ruba bandiera, il gioco della sedia. Cose impossibili da fare quando appunto non vedi. Esatto. Quindi è una cosa veramente molto, molto bella, molto importante proprio per i bambini così piccoli, che riescono a capire che effettivamente quel braccio è il loro, perché sennò uno non se ne rende conto, noi lo diamo per scontato, no? Esatto. Ovviamente, quindi devo dire è un grande risultato, ma dietro ovviamente ci sono anni di studio, di talento, una dedizione straordinaria, anche con diversi ostacoli, immagino, no? Tu per esempio hai scelto, cioè hai iniziato con gli studi artistici. Sì. Esatto. Quindi facevi il liceo artistico? Sì, ho iniziato con studi artistici perché molto spesso si pensa che diciamo uno scienziato sia sempre stato il primo della classe. Ecco. Nel mio caso non è stato così. In terza media gli insegnanti hanno suggerito ai miei genitori di non mandarmi al liceo scientifico, sarebbe stato troppo difficile. Io ero molto brava a dipingere e quindi ho pensato perché no, posso dipingere. Quindi mi sono iscritta al liceo artistico, all'istituto d'arte, e attraverso l'arte ho capito che la mia creatività poteva essere utilizzata in modo, diciamo, più ricco. E da lì poi ho cominciato il mio percorso. Ecco, il tuo percorso, che tra l'altro, insomma, veramente tu hai fatto esperienze completamente diverse. Appunto, hai iniziato con il liceo artistico, poi a un certo punto ti sei iscritta a psicologia. E poi dopo invece hai deciso di fare insomma tutt'altro, no? Perché poi cosa hai fatto? Ho fatto un dottorato in tecnologie umanoidi, quindi più legato all'ingegneria.
E... quindi un percorso veramente esatto. Molto singolare. Molto singolare. Eh? Diciamo che dalla creatività mi sono avvicinata alla psicologia proprio per la volontà di aiutare l'altro. E lì penso che una chiave, diciamo, un momento diciamo, fondamentale è stato proprio la crescita di mia sorella, il fatto che mia sorella ha 6 anni meno di me e io la vedevo crescere, vedendola crescere mi rendevo conto quanto fosse sorprendente il suo modo di apprendere cose nuove. Probabilmente quello, insieme proprio alla volontà di contribuire in qualche modo all'aiuto delle persone, mi ha fatto avvicinare a psicologia. A psicologia poi mi sono diciamo, appassionata alle neuroscienze, anche grazie a professori che c'erano in quel periodo che mi insegnavano e ho cominciato a studiare come il bambino impara ad apprendere cose nuove. Ma mi mancava ancora l'applicazione, come fare a portare questa conoscenza a tutti. In quegli anni apriva l'Istituto Italiano di Tecnologia e ho detto perché no, proviamo a fare un dottorato in tecnologia. Ecco, e poi diciamo subito che le famose materie, quelle STEM, no? Quindi scienza, matematica, ingegneria, sono, pensate, soltanto il 14,5%, questo è uno degli ultimi dati, viene frequentato da una donna. E quindi voglio dire, insomma, immagino che anche questo è frutto di un pregiudizio, no? Esatto, così come lo è il fatto che sia strano per una psicologa in qualche modo continuare un percorso più tecnologico. Ecco, io credo che sia molto importante la contaminazione e che sia tanto importante proprio far vedere, mostrare queste storie per far vedere che è possibile anche cambiare. È sempre possibile, basta semplicemente volerlo, esatto. Cioè questa è la cosa importante. E poi mi piace anche molto, perché tu descrivi un po' la vita di ognuno di noi come un pittore che dipinge un quadro astratto. Esatto. Cosa vuol dire che quello siamo in chiusura? Quello che racconto sempre ai miei figli, che racconto ai ragazzi quando vado appunto a presentare la mia storia, è proprio l'idea di provare a vivere la vita come se fosse un quadro astratto. Quando si dipinge un quadro astratto non si può sbagliare perché è astratto, nessuno ti può dire è bello o è brutto, è espressione di te. E secondo me la vita deve essere espressione di sé, senza paura, con il coraggio di affrontare anche le sfide più difficili. Che bello, veramente bello, grazie per la tua testimonianza, grazie per quello che stai facendo, in bocca al lupo per il futuro, so che insomma ci sono degli sviluppi, poi magari ce li verrai a raccontare tu stessa, noi ti aspettiamo, quindi grazie davvero a Monica Gori, ricercatrice Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.